Ciao a tutti amici del Motor Italian Rider, sono Vindex 813 e siamo qui a Le Mans per questo giro spiegazione. Le Mans è un circuito spettacolare, molto complesso, dove ci sono molte curve da raccordare alla perfezione, poiché lo impone lo stile del circuito. Ma passiamo al giro, che comprende primo settore un rettilineo, non molto lungo, ma si arriva fino in sesta marcia, che ci porta in curva 1 molto veloce in quarta marcia, che a sua volta ci mette alla prima chicane di prima marcia. L'uscita sarà fondamentale poiché questa chicane ci porta in curva 5, in curva 6, la Chapelle, una bellissima curva di percorrenza che fa anche come da sali e scendi, che ci mette in curva 7. Un'altra curva molto lunga in percorrenza. Queste curve di percorrenza saranno molto importanti per ottenere dei buoni tempi, in qualifica ma anche in gara. Arriviamo alla staccata di curva 8, la Garage Vert, una doppia destra, una delle curve più importanti poiché ci mette nel rettilineo più lungo del circuito, che a sua volta ci porta la chicane di curva 9 e 10. Una chicane molto difficile, dove è facile cadere, è anche difficile passare, che ci mette al T4, la S Bleu, a curva 12, due curve molto difficili da raccordare. L'uscita sarà importante perché ci porta alle ultime due curve, la curva 13 e 14, curve difficili molto strette. Sperando di fare un buon tempo, 26 e 4 è buono, ma speriamo di fare ancora meglio lunedì. Ciao a tutti. Hola amici del MIR, benvenuti al quinto appuntamento della Legend League, competizione d'élite, la crème della crème, condita da numerosi tête-à-tête fino alla linea del traguardo, fino a quando potremo annunciare le Jason Fay per il classico chapeau al vincitore. Signore e signori, siamo pronti a far suonare la Mercedes, perché come pronuncia l'inno, le jours de gloire est arrivé, il giorno di gloria è arrivato. Anche alle mani, signori, it's 3 o'clock. Benvenuti, buonasera, al quinto appuntamento della Legend League del circuito di Le Mans. Qui in cabina di commento, al mio fianco, Bendy. Fra Buonasera a tutti. Buonasera. 13 Tanta e una Mir Legend, una leggenda dei nostri campionati, Henry roba. 9699. Ciao, Henry, Buonasera a benvenuto. tutti, buonasera a tutti. Prima di presentare una leggenda vivente, andrei a chiedere a Fra un breve riepilogo della classifica del campionato, perché siamo già al quinto round. Bisogna, insomma, un po' renderci conto, mentre cade Timothy McGarden, bisogna un po' renderci conto dei livelli del campionato, perché c'è un Timothy che sta veramente facendo la differenza, Fra. Assolutamente sì, Timo è fino ad adesso il pilota più costante, non dimentichiamoci che nelle quattro gare
che sono state disputate è sempre andato a podio ed è l'unico pilota ad aver fatto ciò ed è primo in classifica generale con 77 punti. Dietro di lui c'è Mandzukic, che è il solo pilota ad essere riuscito a vincere per ben due volte, che è fermo a 69. Terzo abbiamo Luigi a 66 e poi dopo questi primi tre c'è un piccolo buco. Abbiamo Vindex quarto a 55, staccato di 3 punti da Adrian, quinto a 52, a seguire ancora Ivan sesto a 49, un solo punto di distacco da Davide, settimo a 48, Davide che è reduce da un ottimo momento in gran periodo di forma. Ottavi e nono abbiamo poi Mark Vale, 2846 a 23 punti, e il buon Ele Ghost che purtroppo si è ritirato a 15. 6 minuti alla fine della qualifica. Ale, ti chiedo un breve riepilogo proprio di quest'ultima. Sì, siamo quindi a 5 minuti dal termine. Abbiamo Luigi primo, poi segue Mark Vale, Davide Gallina, Ivan Gamer, Adrian, Vindex, Mandzukic e Timo. Timo che è ottavo, stiamo vedendo proprio il suo giro in questo momento. Casco rosso, il suo primo parziale, quindi attenzione a te Leo. Andiamo a seguire il suo giro, il giro del tedesco, leader del campionato, arriva verso il T2, altro casco rosso, però fra, è un albero di Natale la classifica in questo momento. Albero di Natale, ma attenzione, non contiamo Mandzukic perché a penalità dovrà partire in ultima posizione così come Vindex. Esatto, grazie per averlo ricordato perché mi stavo già dimenticando, qua questi spingono tutti. Luigi anche lui doppio casco rosso, però bisogna vedere chi avrà la meglio. Anche Davide in questo momento accende il primo casco rosso al sto T1. Vedendo molti errori perché ho visto qualche caduta all'inizio e Ivan che stava al casco rosso è uscito all'ultima curva, quindi ha dovuto abortire il giro. Sta arrivando Timothy McGarden, abbassato molto Luigi. Sta arrivando Timothy McGarden in seconda posizione, non riesce a mettersi davanti al pullman provvisorio, 1:25.650, questo è il tempo da battere. Non ci riesce Timothy McGarden, che si posiziona in seconda posizione a 2 decimi. Scusate il gioco di parole. Io vi avevo anticipato di avere qua in cabina di commento una leggenda del Mir e ve la vado a presentare. Hendrik, che sentirete parlare appunto in questa gara, un onore averlo qua perché ha fatto veramente la storia. Con gare correttissime, è stato veramente uno dei piloti più corretti che avevamo mai avuto. E poi è stato un po' se mi permetto di affiancare un pilota della MotoGP Reale, un po' un Dani Pedrosa, perché giusto, giustissimo. Non ha mai, diciamo, fatto vedere realmente il suo potenziale. E comunque quando l'ha fatto vedere è stato sempre messo in secondo piano da prestazioni di altri piloti. Ha avuto anche lui la possibilità di vincere tante gare, non ce l'ha quasi sempre fatta, si è tolto però le sue soddisfazioni. Henry, sei comunque diventato una leggenda del Mir, io sarei mica male. E soprattutto vorrei sottolineare, penso, unico pilota nella storia del Mir a non aver mai ricevuto un singolo punto sulla patente, signori. Un traguardo storico del buon Henry, pilota trentino, che insomma ci ha veramente lasciato un segno nel cuore. Leo, torniamo alla pista, io andrei su Adrian, casco rosso al T1. Casco rosso, andiamo su Adrian, andiamo a seguire il giro del numero Luigi, 79. Luigi, anche Luigi, bisogna però Ivan, seguire il tempo. Adrian. Bisogna però seguire Adrian perché... Ah, casco grigio di Adrian, non si migliora. Allora Ale, andiamo su Luigi, 48 GP, il numero 56, che vuole mettere la firma alla sua pole position. Arriva anche Timothy McGarden, però un T2... clamoroso a quanto pare quello di Luigi al giro che per ora è considerato il più veloce, perché anche lui non rinnova il suo casco rosso del T1, casco grigio al T2. Allora andiamo da Timothy. Vorrei far notare Timothy che è incollato a Ivan, che ne sta approfittando. Attenzione, un po' largo. Mark Vale, casco rosso di Mark Vale. Attenzione. Andiamolo a seguire, vediamo cosa riuscirà a farci vedere questa volta, perché Mark Vale non ha ancora
diciamo, fatto vedere il suo vero potenziale. Ma è un pochino buggato, sbaglio? Perché è l'ultima curva, buggato. Però è al T3, non si sta capendo nulla. Vediamo un po'. No, è buggatissimo. Sì, abbiamo visto... Abbiamo visto un leggero lag susseguito da un pesante lag. L'abbiamo visto anche in live, quindi è un po' incerto. Vediamo un attimino il tempo. Sì, perché comunque lo segna il T4, ma ha appena passato il T1. Sì, no. C'è qualcosa che non cosa. Qualcosa che non va. Ah, qua tagliato, mi sa. Barbale che arriva all'ultimo tratto di pista, destra 1, destra 2. Ultima destra e va a concludere il suo giro dalla sesta posizione, rimane in sesta posizione, si avvicina, ma si avvicina. Adrian, casco rosso al T1, stavolta sembra deciso a voler prendersi questa, cade Timothy, intanto vuole prendersi la pole position Adrian, vediamo se il pilota spagnolo riuscirà sbaglia Ivan, è partito Adrian, ancora casco grigio Davide, Adrian. Sta finendo il giro, attenzione Davide, potrebbe migliorarsi. In live abbiamo visto uno stacco di telecamera, è come se Adrian fosse stato diciamo fermato dal gioco causa taglio, in verità sta continuando Davide, no, e casca. Gran tempo di Davide secondo, direi che finisce qui la Q, perché non c'è nessuno in pista, c'è solo Ivan in casco grigio che deve fare risultato in questa gara, insomma ha dimostrato di essere molto veloce Davide, però deve veramente confermarsi. Ivan ancora un po' deludente, almeno in questa qualifica, vediamo cosa però dirà la gara. Intanto andiamo a riepilogare la qualifica che vede Luigi 48 GP che firma la sua pole position, quale man 1.25.650, seguito da Davide Gallina, Timothy McGarden, Adrian, Ivan Gamer in quinta posizione, Mark Valle in sesta, poi Vindex con la penalità e Mandžukić. Vindex che riesce a mettersi davanti a Mandžukić, scusate. E quindi partirà dalla settima casella. È quasi ora per anche questo quinto round, Gran Premio di Francia. Mi sono dimenticato di chiedervi un breve pronostico, lo chiedo solo al mago dei pronostici, Bendy. Ale, un pronostico per la gara? Allora, penso Timo, Ivan alla riscossa e Luigi. E anche quest'oggi, esattamente in questa gara per Ivan. Facciamo parlare solo Bendy per questo pronostico. Voglio che venga ricordato solo il suo. Dite se volete anche la vostra nei commenti, mentre ormai ci siamo. Ultimi attimi, ultimi preparativi prima dello spegnimento dei semafori, che verrà tradotto con l'avvio del quinto round della Legend League stagione 2018-2019. Fin qui molto molto emozionante. Non abbiamo detto, non splende il sole, Le Mans. Pista un po' grigia, un po' cupa, mette un po' di timore. Vediamo se qualcuno illuminerà le traiettorie e illuminerà il podio. Vediamo, ci siamo, i piloti sono sullo schieramento, pronti, parte il countdown per la partenza del quinto round, 5 semafori che si accendono, spengono questo momento del race to clock, anche Le Mans, quinto round, si va su verso curva 1, poi curva 2 e occhio al sinistro-destro di curva 3-4, Luigi alla all shot, gruppone che arriva tutto compatto in curva 3 e curva 4, occhio ai contatti, vediamo se passano tutti, che bagarre, ma passano veramente tutti indenni, ottima partenza, bravissimi tutti, Mandžukić che c'è in sesta posizione, Adrian sta scivolando un po' giù, quarta posizione per lui, ma Luigi è riuscito a mantenere la prima posizione con Timothy McGarden, il tedesco alle sue spalle, e Davide Gallina, numero 98, in terza posizione. Si è buttato dentro su Adrian, attenzione Davide, ha subito recuperato una posizione. Luigi che cerca di creare un gap importante, primi metri molto molto importanti, cade Mandžukić con Timothy McGarden in seconda posizione, ai, è ancora presto per fare i conti per il campionato, ma Margo, Timo, attenzione. Vanno fatti
Occhio là dietro, c'è Bagarre, Adrian ha passato Davide che era uscito male dalla chicane. È un gruppetto, che era stata invece impostata male da Timo. Attenzione, Adrian però la riscossa potrebbe saltare dalla quarta alla seconda posizione. Ne sta approfittando Luigi intanto, ne sta approfittando. 6 decimi di vantaggio adesso su Timothy che è secondo. Non da contare ancora il giro veloce. Gruppetto che va scremandosi in realtà leggermente, ma sono ancora tutti abbastanza vicini. Si arriva in curva 3, in curva 4 con Adrian che prova l'incrocio. No, non ce la fa, resta in terza posizione. Vediamo, occhio però, perché ora deve difendersi dagli attacchi del riminese lì dietro, di Davide Gallina 23. Però c'è Ivan lì dietro che deve muoversi a passarne almeno uno per non rimanere escluso dalla lotta per la vittoria, che sembra in realtà escludere già questi tre piloti. Parliamo di Adrian, Davide e Ivan Gamer, perché Luigi sta creando un buon gap, se ne sta andando Luigi e Timothy. Soffre errore, un po' forse. Errore di Ivan Gamer, Vindex passa, l'abbiamo visto in onboard. Un Ivan irriconoscibile questa stagione, c'è da dirlo. Side by side, Vindex all'esterno, gli tira la staccata e lo passa. No! È caduto Adrian! E anche Mandžukić! Anche Mandžukić, incredibile! Non ci credo! Colpo di la maledizione spagnola in Francia, pazzesco! Gara compromessa adesso per Mandžukić! Andiamola davanti ragazzi, davanti in questa confusione più totale, andiamola davanti perché Timothy McCartan è molto vicino, anche se Luigi fa segnare il giro veloce, vediamo se arriverà un aggiornamento, è di Timothy molto più veloce, ...1:26:622 è suo. Il giro veloce fin qui della gara, sinistra, poi destra, Ponte Dunlop, ci buttiamo giù, terza, quarta, poi di nuovo destra verso la Chapelle, destra, lunga, teniamola piegata, giù il gomito, via sulla moto che sbacchetta, quella di Timothy McCartan, frenata, staccata importante questa, con Luigi che sembra un po' andare lontano dal punto di corda, sono in pressione in realtà, perché è tutta traiettoria la sua. Vediamo poi curva. Ah, è caduto Mandžukić ancora. Mamma mia. Difficoltà. Attenzione. Leo, io vorrei sottolineare la prova di Mark Vale. Penso è il miglior Mark Vale della stagione. Sì, si era ritrovato in terza posizione proprio la scorsa gara a Erez. Qua però sembra una sesta posizione abbastanza stabile, deve vedersi però dagli attacchi di Adrian che sembrano incombere su di lui a momenti. Stiamo però là davanti perché siamo in una fase di studio, in una fase abbastanza importante della gara, perché andiamo quasi per il quarto giro. Qua ricordiamo che si può eccedere dai limiti della pista solo all'ultima curva, andare oltre la linea bianca. Luigi 48 GP 1:26:421 risponde alla offensiva di Timothy McCartan. Si arriva di nuovo verso curva 3, curva 4, sinistra, ancora destra, Ponte Dunlop. Ma quanto gli ha ripreso Timo qua? Timo che fa paura al T1 e al T2. Guardate qua, quattro decimi. Gli è attaccato. Che percorrenza di curva la Yamaha di Timothy McCartan, che a mio parere ne ha di più in questo momento. Ale, sembra averne di più, Timo? Sì, assolutamente. Infatti adesso sta continuando a spingere. Evidentemente in qualifica voleva tentare di agguantarsi la prima posizione per partire davanti e poi scappare. Adesso sembra aver trovato nel negativo, cioè il fatto che sia partito dietro, la cosa positiva è che può seguire le traiettorie di Luigi. Quindi le sta imitando abbastanza bene, infatti. Occhio all'incrocio di Luigi che può arrivare. Incrocio, si sono toccati. Ma Timothy davanti. Spettacolo. Mamma mia, ma ancora attaccato. Seguiamoli. Sono in un fazzoletto. Non deve scappare, Timo. Lo sa bene Luigi, che prepara forse il sorpasso, è uscito, ha fatto una traiettoria più tonda, forse per provare un sorpasso, curva 3, curva 4, non ci porta perché c'è Davide, anzi scusate, Ivan. Non ci capisco più niente, c'è Luigi che ci prova in curva 3, curva 4, no, diciamolo ora allora,
Mandzukic 1:26:251, si sta abbassando, si sta alzando il livello, si sta abbassando il tempo per il giro veloce. Davide che ne sta approfittando in realtà in questo momento, perché si è portato a soli 3 decimi, che sembrano in questo momento anche di meno, dal codone di Luigi e Ivan Gamer, che è un po' spetto quarta posizione. Gli auguro veramente di riuscire a ricucire questo gap per far diventare il duello per la prima posizione una lotta a 4, anche se in questo momento il gioco sembra un po' escluderlo. Andri, tu che comunque di gare ne hai fatte, pensi che Ivan comunque, se si mette a spingere, possa riuscire a riprendere i primi 3 là davanti? Sì, certamente, perché Ivan, anche se ha sbagliato le gare precedenti, ha sempre dimostrato di essere molto veloce. E infatti qua recupera 2 decimi su Davide. Infatti, per me volevo farti un piccolo appunto: più che Ivan in difficoltà, vedo Vindex in difficoltà. Tra l'altro non me lo spiego, anche perché, per chi non lo sapesse, probabilmente non lo saprà nessuno, è l'unico pilota che in questo momento monta gomme soft sull'anteriore e medie sul posteriore, tutti gli altri invece sono su soft all'anteriore e dura al posteriore. Quindi male per Vindex in questo momento, che è in quinta posizione, ma ci aspettavamo tutti qualcosa di meglio nelle prime fasi di gara dal pilota di Pavia. 1:26:165, nuovo giro veloce fatto a segnare. Sto spingendo tanto Mandzukic, però... Luigi! No, può passarlo qui, si è fatto vedere lo specchietto retrovisore di Timothy McGarten, che però lo ha visto, ha messo la freccia destra, gli ha detto no, qua non passi, vediamo, anche se magari l'ha detto in tedesco. Non so tradurre, sì, proprio, mi spiace, tedesco. E proprio in questo momento abbiamo visto anche il replay del sorpasso di Timothy, eravamo con lui in on board e ha fatto un sorpasso davvero spettacolare. Ovviamente Luigi non sta lì a guardare, vuole vendicarsi, diciamo, tra virgolette, vuole comunque restituire la posizione, ed eccolo là che sta studiando tutte le traiettorie. Praticamente adesso Luigi sta facendo in fotocopia quello che Timo stava facendo prima. Infatti prima lo stavo spiegando, neanche l'ho finito di spiegare, subito Timo ha superato appunto lo stesso Luigi. Timothy stava studiando appunto le traiettorie e ha imparato subito ad effettuarle, l'ha effettuate meglio delle originali, ovvero meglio di quelle di Luigi, ed è riuscito a stare avanti. Quindi tanto di cappello, fa capire anche la qualità del pilota. Intanto Vindex, sì, 1:26, quindi giro veloce, e continuando con Luigi, adesso sta facendo lo stesso lavoro di Timo, quindi attenzione, perché sicuramente tra qualche giro passerà anche lui all'attacco. Ora è in fase di studio, però Davide, io sto Gallina. Vedendo invece molto in palla Davide, Davide Gallina, esatto, lo stavo segnalando, e attenzione anch'io, che potrebbe passare vicino, lui Luigi per andare a prendere Timothy. Mamma mia, si fa vedere, Luigi non deve perdere tempo in questo momento. Timothy, però Timothy si sta veramente meritando di essere leader del campionato in questo momento, perché ha passato Luigi quando ha voluto e si è messo a imprimere il suo ritmo là davanti. Piano che sembra funzionare in pieno, cade Adrian nuovamente. Adrian, e Mark Vale si riporta in sesta posizione. Posso fare un piccolo off topic? Vai. Per gli amici bianconeri, ha sbagliato di guardare Ronaldo. Non dirlo. Sì. Okay. No, ragazzi, io non tipo nessuna squadra. Però vabbè, andava detto. Però parliamo di pista, parliamo. Ecco, sì, noi siamo in generale, noi siamo tifosi dello spettacolo in generale. Sì, e ritornando alla pista, infatti Mandzukic e Adrian sono un pochino in difficoltà in questa gara. Peccato per tutti questi errori, perché Adrian ha dimostrato di essere velocissimo, ed è effettivamente velocissimo. Anche Mandzukic viene da una prestazione eccezionale, e quindi infatti Mandzukic adesso in questo momento 1:26:01, quindi a dimostrazione, guardate che chi è tornato sotto, il passo c'è. Ivan su Davide. Mamma mia, ragazzi, quali recupera veramente 4 decimi. Gli recupera veramente tanto Luigi in questo punto della pista. Forse complice un errore di Timothy, perché sì, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia andato troppo alterno alla chapelle, e questo gli ha un po' anche influenzato anche l'uscita della curva. Cosa è successo? È attaccato, gli ha pizzicato un attimo dorato posteriore.
Luigi sta tamponando nel vero senso della parola team. Attenzione qua in fondo. Come vicino il numero 56. Molto vicino. È molto molto vicino Luigi. Vediamo quando deciderà di attaccare. Se deciderà di attaccare, sicuramente ne deve approfittare. No, cade McVale. Cade McVale. Occhio però, stiamo davanti. Stiamo davanti. Perché Davide deve è maturo. Veramente è sì, maturo. Ci siamo. È stagione del sorpasso. Ci siamo, stanno sbocciando i fiori. Sta sbocciando Luigi, che si mette in scia, si sposa, si rimette, si butta all'interno. Non può passarlo qua perché poi avrebbe il favore traditore contro. Mamma mia, si toccano, si sono toccati. Si sono Davide, toccati. Ringrazia. Occhio, 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 perché è arrivato lungo, team, è arrivato lungo. Luigi uscirà nuovamente meglio, si va verso la chapelle. Vicinissimi, vicinissimi, due, ancora largo il team, ma uscirà meglio stavolta. Che gara, che bagarre. No, veramente quasi già più voce, siamo solo al nono giro. Che 27 previsti, Davide, è vicino stavolta, è vicino, side by side di nuovo. Vediamo, esterno. Questo è passato, ma si rimette esterno, davanti a Timo. Forte Timo, incrocio. Mamma mia, occhio, devono approfittare anche là dietro, io ve lo dico, Davide, Ivan, parlo con voi, approfittatene, dovete buttarvi nella mischia, perché qua si sta decidendo la vittoria del quinto round. Largo, ancora larghi tutti e due, mamma mia, infatti, eccoli, guarda stavolta. Quanti sono, guarda quanti sono. È trenino, dei piloti qui, alle Man, siamo pronti per arrivare in stazione. Per far segnare un altro giro passaggio numero 10. Oh, mamma. Vediamo, oh mamma, se Luigi riesce a prendersi il capotreno mentre i vagoni merci di dietro scalpitano, perché vogliono anche loro andarla davanti a trainare il gruppetto. No, non ce la può fare qua, e ancora non ce la faccio più neanch'io. Occhio, perché ha preparato di nuovo sorpasso. Botte! Per Dio, Davide, che rischio! Ha preparato di nuovo sorpasso. Buono qua, buono. Vediamo, non può girargli. Tira l'interno, incrocia. Oh, è vicinissimo. È vicinissimo. Ormai bisogna lasciare stare tutto, campionati, punti. Non ce ne frega più niente. Bisogna solo puntare a quel numero 60 là davanti. Perché è leader del campionato e perché sembra veramente il più veloce in pista. Oddio, sembra. Abbiamo quattro piloti lì pronti a smentirmi. Vediamo se lo faranno. Si ritorna. Cosa hai visto? Di nuovo, stessa cosa di prima. Pizzicatina della ruota posteriore. Mamma mia. Sono tutti incollati adesso. Che gara. Che gara. Sì, dalla visuale spettatore è un'apoteosi. È bello, davvero bello. Bellissimo. Come vengono fuori dopo la chapelle, poi è ancora bellissimo. Veramente bello, telecamere messe in punti veramente ottimi. Qua bisogna però ringraziare la Milestone e tutti gli sviluppatori, tutti i ragazzi italiani. Non occhio! Occhio, perché è vicino, sembra sempre per volersi provare. Leo, dopo 4 anni a bordo pista. Ci hanno fatto questo regalo, veramente. Eccolo. Si può buttare all'interno qua, non ce la fa, ma ragazzi, ora... È maturo. Davide è un pochino largo. Attenzione, largo, Ivan. Largo, attenzione, Ivan si può incrociarlo. Ivan ha esperienza. Contatto. Vediamo. Non perdete tempo, ragazzi. Che quei due scappano. Ivan, voglio Ivan, vedere. Ivan. Vuole il terzo posto. No. Davide si riprende la sua terza posizione. Ancora Ivan non molla. Mamma mia, Davide, che stacca molto più forte. In realtà Ivan non può provare l'incrocio, sono vicinissimi, si toccano. Luigi, cosa ha fatto? Andiamo davanti, andiamo davanti. La classica esci all'esterno, non può, lo sta facendo. Occhio, cambio di direzione, si butta all'interno, contatto incredibile, io non so neanche cosa commentare, cosa fare. Oddio ragazzi, Davide ci prova lui adesso. Mamma mia, che gara, spettacolare, Luigi si sta prendendo dei rischi clamorosi, bellissimo,
No, taglia Luigi, taglia Luigi. Oddio, ragazzi. Oddio, quanti rischi stai prendendo? Si penna Luigi, non ci posso credere. Non ci posso credere. Che bagarra. Davide, francese da modo di Luigi. Non ci può, non può passare qua. No! Cade. Non ci posso credere, è caduto. È entrato troppo di cattiveria. Errore di Davide Gallina. E adesso Ivan Gamer si butta all'interno. È cambiato tutto nel giro di due curve. Ivan Gamer si prende la seconda posizione. E Timo ti incredibile. Ci lascia un attimo. Incredibile colpo di scena. Davide, troppa foga. Forse doveva chiudere il gas. Henry, te che ne hai fatte tante di gare. Ha sbagliato Davide? Molto probabilmente sì, perché quello è sempre il pilota dietro a guardare il sorpasso giusto da fare. Quella non era una posizione giusta, una curva molto pericolosa. Poteva aspettare. Avremo sicuramente modo di rivederlo il contatto, se verificato tra i due piloti, mentre cade Mark Vale. Mamma mia, infatti, che appunto avremo modo di rivederlo. Eccolo qui che casca. Il pilota l'abbiamo visto adesso nel replay. Sì, in effetti è entrata un po' troppo garibaldina, però diciamo che nel giudicare da qui, insomma, è abbastanza difficile poter prendere eventualmente delle posizioni oppure delle idee. Bisogna vedere sempre i replay dei piloti. Sia come sia, Ivan Gamer è passato davanti, lo davamo un po' in sottotono, e in verità eccolo lì, secondo, che ha approfittato delle situazioni, è stato bravo, perché è stato comunque lì, veloce, a prendere le sue misure per quanto riguarda la pista e gli avversari, ed eccolo lì che è secondo. Luigi adesso si ritrova a rincorrere, non è riuscito a superare Timo, in quanto Timo è difficilissimo da superare, uno dei più ostici che sia mai esistito nella storia del Mir. E quindi Leo, niente. Ivan è il più veloce in pista, però ha guadagnato tanto, ha mangiato mezzo secondo su Timo e allungato su Luigi. Non mi stupirei se questo fosse un giro veloce, vediamo un po'. Vediamo, ma sicuramente magari non sarà giro veloce, lo sarà sicuramente nei confronti di Timothy McCartan, che in questo momento sembra il pilota più in difficoltà tra quelli lì davanti. E vorrei segnalare in quarta posizione Vindex 813, scusate. Se spero non ci farà rimpiangere Davide. Esatto, speriamo, lo spero veramente, perché ormai Davide è costretto in quinta posizione, ormai è escluso da questa lotta. Che errore, non ci voleva. Aspettavamo un riscatto di Davide, che purtroppo non è arrivato. Purtroppo ha sbagliato in curva 2, in questa destra che stanno sfruttando i piloti in questo momento. Però può sempre arrivare il riscatto di Ivan. Può sempre arrivare, perché... Ragazzi, mamma mia, mi devi preparare la gola. Lui sta soffrendo a tenere il suo passo, questo soprattutto. Parlavamo prima dell'esperienza di Ivan, che in questo momento... Vindex ha fatto un errore, perché ha un distacco di un secondo e mezzo. Ha fatto un errore, esatto. Giusta l'osservazione della mia. Oh, attenzione, Ivan! Ivan all'esterno! E non passa, Timo! Attenzione, però può rispondere. Ha sbagliato. Incrocio, Ivan Gamer e Timothy. Side. Ivan Gamer prende la leadership della gara. Arriviamo, però questa curva molto pericolosa, perché Timothy ha una grande staccata. No, non glielo tira. Mamma mia. Che va un pochino largo, guadagna Ivan. Mentre chiedo alla regia un po' d'acqua, questi piloti si scannano. Io non c'è un attimo di tregua, perché sembrava veramente quasi finita la lotta per la vittoria, perché e Luigi si era attaccato. Luigi ne approfitta, due decimi da Timothy, attenzione. Timothy ha sprecato un'occasione clamorosa di scappare. E Luigi, questi incroci, Leo, Luigi, bisogna imparare un po' di scuola guida, perché ci sono troppi incroci con stop. Dentro Luigi! Cosa si inventa all'esterno? Ce l'ha fatto! Gran sorpasso dell'anno di Luigi 48 GP! Senza dubbio uno dei sorpassi più belli della storia della Legend League! Ce l'ha regalato! Incredibile! Sto sudando, fatti togliere il maglione! Pelle d'oca! Che gara! Oh mamma! Gara.
non ci posso credere. Un sorpasso degno del miglior Valentino Rossi, del miglior Andrea Dovizioso, del miglior Marc Marquez, del miglior Lorenzo, del miglior Luigi 48 CP, che adesso mette nel mirino del target Ivan Gamer, che è andato largo. Fra andato largo anche Luigi, è andato largo Luigi, ma non ha perso molto. Ha perso invece Timo, che dopo il sorpasso... ha accusato il colpo, 7 decimi di stacco. Arriva Vindex, attenzione. Arriva Vindex, Timo, arriva Vindex. Timo è da un po' che soffre però, Timo è da un po' che soffre. Non scordiamo che Ivan era un secondo, è riuscito a passarlo e ha messo praticamente più di un secondo tra lui e il pilota tedesco. Timo in questo momento sta accusando qualcosa anche da Luigi. Vediamo. Ale. Vindex, adesso, Vindex ci saprà indicare replay... la reale prestazione di Timo. Adesso in replay stiamo rivedendo l'azione di Luigi 48 GP straordinaria. Timo sulla ghiaia, attenzione. Ricordiamo però che Vindex monta la media, invece tutti gli altri la hard, quindi vediamo fin che punto può inserire Timothy per il podio. Errore di Timo, e allora Vindex è molto più vicino. Ora si stanno un po' sgranando in questo momento le posizioni, anche se la posizione più a rischio sembra proprio quella del leader del campionato, Timothy McGarden, che si deve preparare agli attacchi di Vindex, che sembrano sempre più imminenti. Andiamo comunque a seguire, e Davide Gallina si è riportato ovviamente un po' più sotto, favorito dalla lotta là davanti, ma comunque ancora troppo lontano. Vindex per largo. Largo Vindex. Ha perso un po'. Sta sbagliando troppo Vindex, deve essere più concreto se vuole impensierire quelli là davanti. Comunque gara comunque positiva, quanti comunque detto. Andri, io voglio farti una domanda, perché tu ovviamente, come già sappiamo, sei stato pilota. Allora, Ivan ha passato Timo, Luigi, che è generalmente un pilota molto calmo nei sorpassi, che non azzarda mai, ha provato un sorpasso molto azzardato su Timo per non far scappare Ivan. Questo è un chiaro segnale da parte di Luigi. Sì, però in questa gara è molto calmo di solito Luigi, però in questa gara sembra molto più aggressivo del solito, perché anche inizio gara ci prova molto su Timo, ti aveva paura per me che scappasse via il pilota tedesco. E comunque si è riattaccato adesso, due decimi. Ma Luigi, allora ragazzi, Luigi ha un T2 spettacolare. Ivan deve stare molto attento. Si giocheranno proprio, secondo me, fino all'ultimo giro, a meno che ovviamente toccando tutto quello che possiamo, facendo tutti gli scongiuri possibili, si giocheranno fino all'ultima curva la gara, mentre cade Marquale. T1 e T2 di Luigi spettacolari. E anche questo doppio destra, Luigi sembra veramente avere una staccata molto, ma molto più profonda rispetto a Ivan. Luigi che deve vincerla questa gara, secondo me, perché sta per portare, o almeno vorrebbe portare a casa un weekend perfetto praticamente, perché andrebbe a ottenere pole e vittoria. Vediamo l'evolversi della gara. Andri, tu hai mai fatto un pole e vittoria? Che non mi ricordo, non, penso di no, penso di no. Vabbè, ma penso proprio di no. Sì, sì, quello ovviamente, sì, ci sta. Aia! Ah, errore! Oh. Errore del posto di entrambi praticamente, però Luigi ha sofferto di più l'imbarcata, è la seconda imbarcata che si prende Luigi 48 GP, proprio all'ultima curva. Saliamo verso questo destro. Vorrei segnalare, Davide si trova 2 secondi e mezzo da Vindex, e appena un giro fa era 4 secondi, attenzione. Davide potrebbe almeno guadagnare il quarto posto, mentre Vindex, Timo si sta guadagnando. Timo è 7 decimi adesso, si è un po' ripreso. Eh sì, Vindex, ha sbagliato Luigi l'uscita e ne sta approfittando il tedesco. Vindex clamorosamente in difficoltà, direi clamorosamente in difficoltà, perché non lo so, forse la media sta cominciando a cedere. Non ci credo, è caduto il leader del campionato, Timothy McGarden. Stava spingendo per prendere Luigi, e adesso Davide può tornare sul podio, perché con Timothy che è caduto e Vindex soffre con la gomma media.
incredibile. Questo è un colpaccio di Ivan comunque in ottica classifica. Anche di Luigi, eh. Anche questo. Di Luigi. Anzi, a proposito, visto che... Aspettate, ragazzi, prima di parlare di colpaccio, perché il mio pronostico è ancora attivo, eh. Ma te hai pronosticato Timo, infatti, tac. Sì, Timo, Ivan e... Ah, vabbè, tu dici si compensano, quindi si annullano. Sì, è anche vero questo, sì. È vero, è vero. Siamo al 19° passaggio. È sbagliato, Timo. È sbagliato, Timo. Timo Largo, te la faccio dopo la domanda, perché Davide guadagna tantissimo. Buone, anzi, Ponte Dallop, sinistra, poi destra, lungo. L'ha messo nel mirino. Ormai ha fatto partire il razzo diretto verso la Yamaha numero 60. Si proverà, all'interno qua, si prova! Quasi contatto! Che rischio! Sfiorano i due, ma non va al sorpasso, non va ancora, deve passarlo però il più presto possibile, perché Timo ti è completamente crollato. Mamma non mia, Timo che da una gara molto colorata, molto vivace, è passato a un grigio cupo come il cielo di Le Mans quest'oggi, non riesce veramente più a spingere, mentre là davanti Ivan Gamer sta creando un piccolo gap nei confronti di Luigi 48 GP. Si è portato a 8 decimi dal secondo posto. Vindex che deve ancora, però non deve considerarsi già sul podio, perché Timothy è veramente ancora molto vicino e sembra recuperarli mano a mano sempre di più, perché Vindex, lo ricordo, monta una media, quindi occhio. Altra cosa, ancora 7 decimi da Ivan, sta un po' respirando. Vindex, una cosa che non abbiamo ancora fatto. Più sicuro. Una cosa che non abbiamo ancora fatto. Ale, ti invito a seguire qualche curva on board. Invito anche voi commentatori a un attimo di silenzio per goderci un po' di motore. Ale, ti chiedo proprio l'onboard camera di Davide Gallin, che ha una vista da VIP sul podio. Andiamo on board, quindi. Pilote che si rilanciano di nuovo sul rettilineo secondario che ci porta a questo sinistra e destra. Spero vi sia piaciuto questo momento pure sound e ve ne riproporremo altri. Sicuramente, se vi sono piaciuti, chiedete Ale e Ale farà. Andrà on board a vostro piacimento. Si è riportato sotto Davide e Vindex soffre, ne approfitta Timothy. Luigi. Mancano ancora 7 giri. Sono molti per la media di Vindex. Non ce la può fare tenere questo terzo posto. Non ce la può fare, secondo me. Ci proveranno tutti i modi, ma la vedo veramente un'impresa ardua, molto molto difficile, se non è impossibile, sinistra e destra. Perché ce li ha già attaccati, quindi deve rispondere agli attacchi, ma sarà molto difficile. Timo ti ha 3 decimi adesso. E poi Timo che comunque sa dove passare, sa quando passare, quindi vedremo chi avrà la meglio per questa lotta diretta. Per il terzo posto, Leo, io ho pronta una piccola bozza di classifica. Esatto, proprio quello che ti stavo per chiedere. Vai pure con la bozza di classifica. Allora, in questo momento abbiamo Timo primo a 90, Mandzukic a 78, Luigi 76, Ivan 74, Vindex 71, Adrian 62, Davide 59, Mark Valle 31. Ma davvero in una gara c'è uno scarto di punti che possono cambiare da pilota a pilota, che è qualcosa di pazzesco. Caduto Adrian, Mandzukic che gli si fa un po' sotto, evidentemente rimane sesto comunque. È destinata a cambiare, secondo me. Davide è sempre più vicino a Timo e Timo è sempre più vicino a Vindex, quindi prevedo una lotta a 3 per il gradino più basso del podio. Cade invece Mandzukic, quindi si sfuma per lui la possibilità, Davide, di agguantare il fratello. Niente, Davide, molto vicino. È vicino, è molto molto vicino. Da
Stavo seguendo Timothy. Luigi forse ha fatto un errore, perché si trova un secondo e due da Ivan, forse ha fatto Timo, l'errore, contatto, toccano. Davide che esterno. Ha lo stavo in traiettoria. Timo non molla, Timo, l'interno, un crocio di traiettoria. Incrocio. Prima la moto dritta. Ha preso il cordolo Davide. Interno. Mamma, dove ha staccato Timo? Dove ha staccato? Basta, prova a buttarsi, no, chiude il gas stavolta. Ha fatto buona traiettoria. Stavolta io penso che anche Davide molto più saggiamente abbia chiuso il gas dopo anche l'errore precedentemente fatto. Sicuramente l'Index ringrazia. Sta... Sì, un secondo di vantaggio. Mentre forse Luigi l'ha data su, passerò da 8 decimi a 1 e 2. Non vorrei dire, ma Ivan Gamer potrebbe essersi finalmente sbloccato. No! Che rischio! Che numero di Davide Gallina! Che imbarcata! Neanche nei Pirati dei Caraibi si vedono queste imbarcate. Mamma mia, cosa ha fatto da corrida, Ma ci siamo stati settimana scorsa in Spagna. È un po' in ritardo, è arrivato, finalmente è arrivato. Monta su un toro che gli dà una gran bella ancora. Botta. È ancora Timo in difficoltà, Davide stavolta in interno, però Timo un po' questa traiettoria, questa la chapelle e si rimette davanti il pilota tedesco che non vuole assolutamente mollare il quarto posto. Classifica che subirebbe un ulteriore cambio, quindi Davide deve veramente provare il tutto per tutto per riuscire a passare il pilota tedesco anche per la sua personale classifica. Mentre zitto Ivan se la ride sulle baffe davanti, Luigi con lui. Ha Vindex più che altro. Attenzione Davide! Largo! Occhio di croce Davide! Costretto a tagliare, sì. Bravo, decide di tagliare. Dovrà, credo, ridare la posizione. A meno che non abbia subito penalità. Vediamo cosa decide Davide e cosa deciderà poi la direzione gara. Vedremo solo strada facendo. Mentre si arriva sul traguardo, 24esimo giro, dei 27 previsti, ne mancano solo 4. Per me ha deciso così per andare a prendere Vindex, perché lui per me sa che di averne di più e sa di prendersi il terzo posto. Quindi stiamo attenti a Davide. Non è giustificato, cioè se dalla sua visuale dovesse risultare nei replay, esatto, nell'eventualità, attenzione va largo Davide in questo momento, dicevo se si dovesse valutare comunque dai suoi replay che effettivamente ha ragione, allora va bene, altrimenti comunque sono cose che vedremo appunto a post gara. Se non ha ridato la posizione sicuramente avrà le sue ragioni. Conosciamo comunque la correttezza dei piloti, conosciamo il fatto che sono tutti piloti esport, quindi tutti d'altissimo livello. Davide sta andando a prendere Vindex comunque, aveva ragione Leo. Si è aggiornato il nuovo target, il nuovo obiettivo di Davide, dal numero 60 passa al numero 18 e parliamo di zona podio adesso per Davide. Largo Vindex, errore. Dopo la caduta in curva 2 di Davide che sembrava averlo costretto in quinta posizione, never give up, più che mai, proverbio giusto per questa gara. Non vorrei dire, ma Luigi si è riportato leggermente sotto a Ivan, 6 decimi. Oddio, adesso, 6 decimi, Luigi ci prova, addirittura più vicino Luigi a Ivan che Davide a Vindex. No, non è vero, Davide adesso è veramente attaccato. Forse un errore, comunque può rimanere secondo, quindi ci non sta mi provando. Sembrano 6 decimi tra Ivan e Luigi. Davide ha preparato il sorpasso, forse. Vediamo se dopo il punto d'allo proverà la chapelle. Largo, più largo, Vindex. Davide prova a fare meno metri. Lo butta largo, non ci credo. Vindex non ci sta. Risponde largo, a muso Davide, duro. Largo. Muso duro, il pilota Yamaha, numero 18, ai danni dell'altro pilota Yamaha, numero 98. Si arriva al doppio destra. Davide, Vindex ha tagliato. Deciso la prima destra,
lo ha avvantaggiato. Occhio anche alle penalità che non ci vengono segnalate in classifica, ma potrebbe avere qualche pilota, perché ho visto parecchi tagli, quindi il gioco, punisce. Mamma mia, sembra voglia di mangiare il codone Davide Gallina. Altro errore clamoroso. Un altro errore. Davide Gallina a terra. E al Timothy ne approfitta subito e si prende il terzo posto. Clamoroso, gli hanno regalato. Ma Bindex vuole rispondere. Finita la gara di Timothy. Si toccano qui. Non ci posso credere. Curva 2, poi curva 3. Bindex prova in tutti i modi. Prepara. Curva 3, curva 4. Per uscire meglio. Perché è finita. Sembra la gomma. Comunque troppo lontano. Luigi da davanti soffre. Tanto può soffrire. Forse ha sbagliato qualcosa Ivan prima. Forse Ivan ha sbagliato qualcosa e Luigi ne ha approfittato, però sembra tornato tutto regolare, tutto sotto la norma. Perché vorrei segnalare anche la lotta tra Mandzukic e Adrian per il sesto posto, sono molto attaccati. Sono molto infatti Mandzukic ci prova qui all'esterno. Sì, ce la fa e Adrian si riprende la posizione adesso. Stanno scambiando entrambi le posizioni. Wow, fantastico adesso Mandzukic all'interno. Adrian da lungo il Mandzukic, Adrian ne approfitta, si riporta in testa posizione. Bindex non è vicino, non è abbastanza vicino per solo pensare un attacco quando ci stiamo per lanciare verso l'ultimo giro. E vede Ivan Gaber in prima posizione, seguito da Luigi 48GP, poi Timothy McGarden, poi Vindex, poi Davide Gallina, poi Adrian 26 in sesta posizione. Attenzione, Mandzukic stava perdendo stava perdendo proprio la moto. Mamma mia, io comunque non so la Juve quanto stia, però faccio veramente i complimenti e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Io penso che sia stata la scelta giusta, tutti quelli che ci stanno seguendo penso che abbiano fatto la scelta giusta, perché insomma i piloti ci hanno dimostrato che sono molto veloci. Quando mettiamo insieme questo quantitativo di piloti sport, vengono fuori gare di questo tipo, di questo livello. Luigi, occhio, perché non è lontanissimo, non è lontanissimo. Ale, seguiamoli, perché sono molto molto vicini. Due sono 5 decimi, ma di 34 potrebbero essere decisivi. Vediamo. Occhio. Chi riuscirà. Oddio. A spostare non le molla, nuvole. Non molla Luigi. Chi 2 decimi. Vediamo. Oddio. Se chi sarà il sole che scalderà questa. Oddio. Giornata cupa alemana, il quinto round. Arriviamo. È attaccato, attaccato. Doppia destra, vediamo come la prepara Luigi. Si prova, non ci prova, niente. Non ci prova. Prende un'imbarcata. L'ha fatta perfetta, e Ivan Gimmer 23-46 c'è e va a vincere la prima gara al quinto round. Ce la fa Luigi, guarda, oggi in seconda posizione. Timothy McGarden gli viene servito piatto d'argento. La terza posizione, poi Vindex quarto, Davide Gallina quinta posizione. Arriva Adrian che beffa il suo fratello e chiude in settima posizione. Ottavo e ultima posizione per Mark Vale. Che gara, Ivan. Abbiamo visto lunedì scorso probabilmente la gara più bella della stagione fino a quel momento. Bam, subito questa tanta roba, questa la supera. Grandi andiamo lotte, festeggia un bel burnout. Quindi Ivan Gamer penalità. torna a vincere Ivan Gamer. Giro veloce però di Mandzukic, breve riepilogo della classifica che vedete qua in sovrappressione. Ivan Gamer, Luigi 48GP, Timothy McGarden in terza posizione, Vindex in quarta, Davide Gallina in quinta, in sesta posizione Adrian, io non c'ho più voce. Settima posizione per Mandzukic, ottava posizione per Mark Valle, non ho veramente più voce. Che gara di Ivan, vi invito a rimanere ancora un attimo ragazzi, perché abbiamo un rapido giro di interviste da fare ai tre piloti che sono arrivati sul podio. Dovrete già scrivere qualche domanda, tra l'altro. Ecco, ragazzi, esatto, suggeriteci qualche vostra domanda momento. anche in inglese perché abbiamo un pilota tedesco, quindi facciamo sentire la nostra internazionalità anche nei commenti.
Quindi gara veramente spettacolare, non c'ho più voce, vado a chiedere in regia un po' d'acqua perché non ce la faccio più. Non riuscire a fare le domande mentre Fra procede a invitare al cabina di commento tutti i podisti, tutti i tre piloti a podio. Ne approfitto anche per ringraziare comunque tutte le pagine che ci hanno sostenuto anche questa volta, come Troll GP, come rimontare alla tua in Arbollino. Buonasera. Che gara, aspettiamo, anzi, partiamo già col primo giro, partiamo dalla terza posizione. Ragazzi, vi invito anche a fare delle domande. Timo, tell us about this race. You were in fifth place, and then what happened? You didn't see it on the spectator mode? Yeah, but tell us Ah, from the front yeah. So basically, I was fifth and I was losing a lot of time, but Davide was really fast. Davide overtook me and he was really fast. And he was closing in on Michael because Michael went a little bit slower and he catched he oh, both we catched Michael a little bit and Davide wanted to overtake and I think not penultimate corner, the corner before the left. And he was on the inside, and but there was not really much space, and he crashed. Yeah, And like then at that time, Michael lost time, and I overtook him, and then I could go. quindi ho the chiesto same a thing Timo that che era in happened quinta to me, Tim, posizione, with Timo Davide. era in quinta posizione e si è ritrovato in I terza, didn't quindi see che cosa è successo? anything with you and Davide. No, Ha but detto it's the same. che era Ah, quinta ok. posizione, ma si è ritrovato in terza perché Davide ci ha provato all'interno alla terz'ultima curva alla sinistra, dove secondo lui e comunque anche secondo noi dalla diretta non c'era spazio. Due errori di Davide Gallina, importanti, decisivi, aggiungo io. Purtroppo che lo hanno costretto in quinta posizione. Te ti sei Timo, cagato io. sotto all'ultimo giro, eh? Parliamo dopo, parliamo Parlerete dopo. Timo, anyway, you are leading the championship, so don't worry. I mean, I would be unhappy, but I crashed and finished third again, so I think that's okay. Vabbè, che comunque sta comandando il campionato, sicuramente puntava a qualcosa di meglio perché altro errore come ad Austin, stessa gara di Austin ha fatto Timo. Passiamo al secondo classificato che questa volta va a Luigi 48 GP, al buon Ciao. pilota di Napoli. Podio, tra l'altro doppietta napoletana questa sera. Come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi, Luigi, quindi allora intanto ti chiedo subito se ti va bene, ti sta un po' stretto questo secondo posto, e poi se vedi Ivan come un probabile vincitore del campionato, visto che non ha brillato nelle prime gare, purtroppo anche per un po' di sfortuna, e invece ne ha avuto la possibilità questa volta, è andato subito a segno. Aspetta, qual era la prima domanda? Se ti sta un po' stretto Al questo secondo secondo posto? posto. Un pochettino sì, perché dopo aver fatto quella pole position lì, diciamo, è un po' deludente, ecco, un pochettino. Purtroppo i primi giri li ho presi un po' con calma, però Timo mi ha superato, ma comunque ho cercato di stare dietro, di passarlo, anche se all'inizio era molto difficile. Soprattutto in curva 1 ho provato un paio di volte a buttarmi all'interno, ma era impossibile. Poi ci ha provato Davide, giustamente, che già immagino cosa succederà, però ha provato a buttarsi dentro in curva 1, dove è impossibile passare, e mi ha toccato ed è caduto. E lì ho perso un po' di concentrazione, Ivan mi ha passato e ho perso un po' di tempo, ecco. Poi vabbè, Ivan ha passato Timo, io subito ho cercato di buttarmi davanti a Timo, ma peccato perché potevo riprenderlo, però mi avvicinavo, facevo un errorino, mi avvicinavo di nuovo, facevo un errorino. Mi sono riavvicinato all'ultimo giro, quando oramai non c'era più tempo. Vabbè, peccato. Ivan, sì, Ivan anche se fosse a 0 punti, fosse stato a 0 punti prima di sta gara, l'avrei messo lo stesso, in lotta per il campionato.
Poi lui fa così, c'è il suo vizio di iniziare un po' di cacca, poi si riprende sempre. Luigi, ti faccio una domanda conclusiva veloce, mentre comunque stanno arrivando un po' di domande dalla chat. Ti abbiamo visto protagonista di un sorpasso clamoroso in curva 2, curva 3 e curva 4, ai danni proprio di Timothy, credo, dove ti sei Sì. buttato all'esterno e poi gli hai girato intorno. Cosa hai pensato? Cioè, come ti è venuto in mente? Allora, lì superare in curva 1 all'interno, quella lì a destra era impossibile. Quindi dovevo inventarmi un qualcosa per passarlo il più velocemente possibile, però dovevo passarlo, non potevo perdere tempo in bagarre. E quindi ho chiuso, no, non ho chiuso gli occhi, però ho incrociato le dita dei piedi e mi sono buttato lì dentro. E voglio ringraziare anche il cordolo perché mi ha fatto girare di più, quindi è stato anche un po' più semplice. Perfetto, Ma nice perfetto. battle, Timo, Passiamo. very, very fair. Oh, the battle. Yes. Yeah, I think it was good. Good action. Vanno I complimenti. knew that you wanted to pass me, but I mean, it was okay that I fought back. No, of course, we Yeah. are fighting for the championship. Yes. Benissimo, dopo che questi due si sono fatti i complimenti a vicenda perché ci hanno regalato veramente una gara molto a fiato, anzi che ci ha lasciato senza voce, passiamo al vincitore, un po' un Valentino Rossi del Motor Italian Riders, Io uno che sapevo che non mola mai, vincevo. abbiamo detto l'altra volta, never rule out Ivan Gamer, hashtag che va bene anche per questa gara Guarda perché quanto non stava sembrava... arrivando la vittoria, ancora di più l'ultimo. Mamma mia, Ma sembrava tramutato, sembrava veramente Ivan, eri veramente un po' indietro nelle prime fasi di gara, nessuno ti aveva quasi considerato praticamente perché non eri ah, ciao vicinissimo Fra. ai primi, dopo l'incidente di Davide ne hai approfittato, poi hai comunque messo su una gara spettacolare e senza mandare a dire sei riuscito a vincere. Io ho più che domande o complimenti. Non so, raccontaci un po' della gara, più che altro. E il feeling di tornare alla vittoria. Ah, beh, bellissimo. Però il feeling più bello non è stato sulla bandiera a scacchi, è stato quando ho passato Timo ed ero primo. Io sono 4 mesi che non ero primo in una gara, no? Anche di più. E quindi no, sono quasi un anno che non sono primo in una gara. Quindi spettacolare, tremavo tutto. All'inizio non è che... Cioè, sono partito male, ecco, e dietro ad Adrian era molto difficile perché purtroppo lui fa sempre a scatto avanti e indietro, quindi non sapevi mai dove stare. Poi mi è caduto, davanti, e mi sono messo dietro Davide, ho accorciato piano piano, è diventato un quartetto, poi Davide è caduto, Luigi è andato largo, ne ho approfittato, sono uscito. Poi a un certo punto ero a, mi sembra, tipo 8 decimi da Timo, ho detto no, questo... Oggi vinco io. E ho Wow. fatto 2 o 3 bei giri, sono riuscito a passarlo e quando ho visto Luigi dietro ho detto va bene che la vinco io, però calmiamoci. E ho iniziato a recuperare decimi su decimi, io ho detto stai calmo, stai calmo, stai calmo. Ogni tanto facevo un errore, lui si avvicinava, poi lo faceva lui e quindi allungavo un po'. Avevo un T4 che era in un'altra pista rispetto a noi. T4 è solo suo e alla fine mi è arrivato a 2 decimi e ho detto no, aspetta, ti prego, stai calmo, sei avanti in campionato, fammi vincere sta gara. All'ultima curva ho detto questo si butta, ho dato una manata di gas mai data in vita mia, mi stava perfetto dietro, ho chiuso tutto e sono riuscito a vincere, bellissimo, niente da dire. Davvero davvero complimenti, ti auguro veramente di tornare anche su nelle posizioni che contano in campionato perché si è creato un po' di gap che ti auguro veramente di ricucire perché il campionato è ancora molto lungo e anzi ti faccio un'ultima domanda visto che hai vinto quindi te la chiedo a te, i tre probabili vincitori di questa Legend League puoi includerti. Sicuramente Timo, perché va sempre a posto, cioè se uno cade e va a podio, come fai a tenerlo fuori? E Mandzukic, perché è tostissimo.
E poi c'è un bel gruppetto, siamo io, Luigi, siamo tutti lì. Diciamo io come top 2 vedo in ordine Timo e Mandzukic, e poi dietro ci sono tutti gli altri, ecco, partendo da me e Luigi. Questo è quello che mi sento, ecco. Perfetto, Ah, ma quindi Vindex ha fatto terzo. Quindi. ah, io vi dico, sta per arrivare un video di Vindex che balla Baby Shark. Ma non ha La fatto terzo, non ha fatto come non terzo, ah, aspetta. non ha fatto terzo, Voglio dire, non ha fatto terzo, ma come? quindi purtroppo non arriva Sai, c'è niente. Timo nel party. Ah, yeah, I'm in the party, yeah. Timo, can you be disqualified for this race, please? For which This race? one, we need something Why? from Vindex. Because Vindex, if he came to the podium, he had to make a dance. Oh no, why dance? Tell me the story behind it. I don't know, Ivan knows the story. What It story? was Close, it was close, it was close. racconterete la prossima volta perché si è fatto tardi, dobbiamo chiudere e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, tutte le pagine, mandare un saluto a tutti. E niente, saluto anche la Mir Legend, Andri, che ci ha accompagnato quella Ciao, ciao, giornata Andri. e che molto No, probabilmente... Andri. Incredibile. E che molto probabilmente ritroverete anche al prossimo round di Barberino di Mugello, nonché pista del Mugello. Ringrazio Fra, Grazie ringrazio lo a te. streamer Ale, Grazie a voi, grazie a alla tutti. prossima. Ringrazio anche i piloti Quamparty, quelli non. Thank you. Dante, E Dante. ci vediamo in Italia, ci vediamo al Mugello prossima settimana. Mi raccomando, Ciao. seguiteci. Come prossima settimana? Ciao. Prossima settimana, Miguel. E i biglietti? Vabbè. Ma fanculo. Dai, chiudi, dai, ti prego. Ciao, Ciao. 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 Ciao.